Oggi facciamo un nuovo tuffo nel passato, una cosa che ci piace moltissimo, nella medicina del 1000, della scuola medica salernitana, dei grandi medici di quella scuola, tra cui l'ospite virtuale di oggi, Giovanni Plateario, fratello di Matteo, autore di Circa Instans, ambedue si dice, secondo la leggenda, figli di Trotula de Ruggiero, che si pensa, eccola qui. Si pensa sia stata la prima donna medico ufficialmente della storia, una figura tra storia e leggenda, all'epoca celebre in tutta Europa, Trotula, che appassiona gli studiosi di tutto il mondo e che è raccontata in conventi e storie romanzate, come quella di Dorotea Memoli. Giovanni Plateario, eccolo qui, è l'autore della Practica Brevis, manuale pratico per i giovani medici. Scritto in caratteri gotici nel 1200, 1100, 1200, poi tradotto ed infine commentato nei suoi contenuti medici e clinici da Giuseppe Laurello. Eccolo qui, è con noi l'autore di questo lavoro straordinario, medico pneumologo, mentre vediamo le immagini ancora che ci fa vedere Carmine Marano. E il dottor Laurello è uno dei più grandi, credo uno dei più grandi storici della medicina viventi nel mondo della medicina medievale. Il dottor Laurello è qui con noi, lo ricordate, personaggio popolarissimo, con lui abbiamo fatto focus memorabili sulla chirurgia di 1000 anni fa, sulla, vi ricordate, sulla illibatezza e sulla rivergine inventata da una ricetta di Trotula, proprio per restituire provvisoriamente la verginità ad una nobildonna violata. Ma abbiamo fatto anche delle cose con il dottor Lauriello su donna, sesso, salute e bellezza nei secoli e poi un focus sulla tubercolosi, malattia romantica, tutte cose un po' particolari, singolari, tutti focus con migliaia di visualizzazioni. Eccole qui, qui vediamo le immagini a cui ci riferivamo prima, ricordiamo appunto quella sulla rivergine, che fu una cosa straordinaria, vero, dottor Esatto, Lauriello? Insomma, perché non si immaginava che allora si vogliamo potesse ricordare fare come, qualcosa del insomma, come, genere. come rivirginare una donna. Oggi si può fare con la chirurgia Forse con la plastica, chirurgia appunto si però può fare all'epoca con un fu un punto di espediente, sutura. vero? Allora invece lo si faceva con farmaci vari, ma era fatto in modo da abbindolare il marito, lo Sì, sposo, perché il qui si fidanzato. racconta appunto di una donna del Medioevo, una nobildonna violata, pare da un prete, da un frate, così si dice nella leggenda, che Tutte doveva leggende. presentarsi vergine. Di nuovo vergine al matrimonio. E come fare? Insomma, certo all'epoca non esisteva la chirurgia plastica e quindi si andò da Trotula che inventò questa pozione, vero? Questa pozione che poi non ha altro, non era, Particolare. vero, dottor Lavero, No, era fatta con erbe. arrossava. Ecco, diciamo che Arrossava la parte ritumefaceva, è vero, dopo il l'organo. rapporto sessuale, e quindi Sì. è la dimostrazione Era di una finta rivergine, veramente molto finta. diciamo molto provvisoria. Ecco, Ma come allora, par di necessità virtù. sì, certamente. Comunque è una leggenda che poi insomma gira ancora tra quelle riferite alla medicina del tempo e fa storia oggi. Poi la medicina del Medioevo gira un po' anche su questi aneddoti, questi episodi un po' particolari. Ecco, allora spieghiamo un po', torniamo al nostro manoscritto, la Practica Brevis, come è avvenuto il recupero, come si è pensato di valorizzare questo manoscritto che era stato un po' dimenticato, insomma, nella biblioteca provinciale di Sarre, e poi il valore, Bisogna fare un po' di storia, un po' di una storia, brevissima mentre storia. vediamo appunto la Practica Il Brevis. tutto è cominciato con l'acquisto di questo manoscritto, l'acquisto di questo manoscritto a una gara di asta di Christie's a Londra, e venne acquistato dall'allora Presidente della provincia, Alfonso Andria, Alfonso Andria, appunto, della provincia. Fu una cosa che lo importante, ritenne di grande un cultura, e momento importante. quindi venne custodito, conservato presso la biblioteca provinciale. Sì. E in realtà poi di questo manoscritto venne parlato pochissimo all'epoca, poi non se ne è parlato proprio più, fin quando è ritornato in una mostra che venne fatta di manoscritti antichi presenti a Salerno e soprattutto di varie stampe del Regimen Sanitatis. Insieme a loro, insieme a tutte queste stampe di vari secoli, fu mostrato al pubblico anche questa
questo manoscritto, questa Practica Brevis, che la cui singolarità era che era in un volume unico, mentre invece in altri manoscritti si presenta assieme con altre opere. Sì. E qui vediamo delle immagini bellissime del castello di Arechi, perfetto, che era il castello, il luogo che dove si, dire, si svolgeva un po' la storia. Quindi io ho avuto modo di vedere questo manoscritto qui alla mostra, e la prima cosa che ho chiesto agli organizzatori della mostra il contenuto, però sul contenuto nessuno mi sapeva dire niente, perché in realtà non aveva mai avuto una traduzione. Perché era in gotico, in scrittura. Questo qua era scritto, non aveva mai avuto una traduzione, per cui in realtà il contenuto non si conosceva. E allora mi è venuta la curiosità intellettuale. Ovviamente non ho avuto la possibilità di tradurre da questa scrittura gotica il manoscritto di Salerno, però ne ho preso un altro, scritto in latino, una copia, un'altra copia, e quella così nel giro di 3 anni l'ho tradotta, l'ho commentata in modo medico, però, sì, certo, che era l'unico possibile che io potessi fare. Che c'è dentro? È uscito fuori? Era uscito fuori appunto un libro di clinica medica, ma soprattutto un libro di terapia, sì, perché vengono trattati tutta una serie di processi morbosi a capita de pedes, dall'inizio alla fine, e trattati in che modo? Ci sono delle brevi note sulla diagnosi, sulla natura, sulla patogenesi della malattia, e poi ci si dilunga l'autore sulla terapia, suggerendo che cosa bisogna fare. Tant'è vero che mi ha fatto pensare tanto al Roversi, il Roversi, il famoso prontuario rosso, quel manuale che stato, con la copertina che rossa, che stava sulla, sullo scrittore dei medici, me lo ricordo, per rapida consultazione. E in realtà lo stesso titolo, Practica Brevis, la traduzione è manuale, manuale di terapia. Me lo ricordo, mio padre, non dico che lo usavamo più noi, che non eravamo medici. Non c'era medico che non avesse il Roversi per poterlo consultare. Certo. Diciamo che era un Roversi di 1000 anni prima, insomma. Praticamente io l'ho considerato un Roversi dell'epoca, per i medici dell'epoca. Ecco, in queste, come dire, in queste pratiche chirurgiche, della chirurgia noi abbiamo parlato, in una trasmissione, un focus particolare, abbiamo detto com'è, infatti qui vediamo, Carmine Marano ci fa vedere alcune immagini, di esempi, queste sono delle icone, Rolando, delle celebri immagini del Regimen Sanitatis, della chirurgia di Rolando, della chirurgia di Rolando, celebre opera, Rolando era un chirurgo, diciamo, famoso dell'epoca. La chirurgia dell'epoca. Rolando non era salernitano, ma era di scuola salernitana. Sì. Quindi dobbiamo immaginare che la scuola salernitana facesse quelle cose. All'epoca le ho commentate una per una quelle immagini. Innanzitutto ho detto di che cosa si tratta. Sì. Ognuna di esse, e poi ho commentato il procedimento, diciamo, certo, il procedimento chirurgico che, di ognuna che, di esse. Con le dovute distanze, ovviamente, rispetto al mondo d'oggi, però erano, anche all'epoca, erano ineccepibili. Si faceva. Sì. Che devo dire, a proposito dei chirurgi, erano, da quello che ho potuto dedurre poi dalla lettura di questo testo di Rolando, erano audaci ma non temerari. Sì. Cioè facevano delle cose che oggi ci sconcertano, sì, però quando sapevano che l'ammalato sarebbe comunque morto, non intervenivano. Sì. Sì, sì. E quindi non erano temerari, audaci sì, ma non temerari. Sì. È interessante, sì, questa, come dire, questa espressione che, come dire, riporta all'avvedutezza del medico di allora. Ovviamente, erano molto giudiziosi. Senso di responsabilità. Molto giudiziosi. Dunque, e nella Practica Brevis di Plateari, ovviamente lei parlava di medicina, di chirurgia, di pratiche, di clinica, cioè di cura, terapia. Qui è medicina, qui è terapia, medicina, medica. Ecco, sì. Come si curava? Si curava con i farmaci di allora, cioè? I farmaci di allora erano soprattutto le piante medicinali, parti di animali,
e minerali. Sì, ovviamente sì, le piante medicinali occupavano, diciamo, il 70-80% di tutto l'armamentario terapeutico. Erbe che il si trovavano possesso. Sì, esatto, che si trovavano spesso nelle spezierie, vediamo, nei luoghi famosi. A Salerno c'erano molte spezierie, vediamo Largocampo, per esempio, specialmente in un'epoca successiva, 600-700, per quello che ne sappiamo, c'erano molte spezierie e si trovavano proprio dalla parte oggi di Largocampo, dalla parte di Via Giovanni da Procida, Via da Procida, quella zona sì, là, ce n'erano parecchie che sono state documentate. Sì. Ecco, sulle spezierie noi abbiamo fatto una trasmissione ad hoc con la signora Del Grosso, che è un'esperta dal punto di vista delle, diciamo, dei documenti notarili, dei protocolli, cose straordinarie di cui io mi vanto, ecco, di avere ospitato, voi di Adorea, dell'associazione Adorea, che fate delle cose straordinarie. Ecco, questi sono alcuni luoghi nei quali oggi ci sono le pizzerie, le rosticcerie, ma all'epoca c'erano le antiche farmacie. Possiamo immaginare appunto le farmacie, le apoteche, le spezierie dell'epoca. Ecco, e dove più delle volte, ecco, se noi andiamo sempre nel passato, diciamo remoto, nel passato proprio all'interno delle farmacie tante volte il medico faceva la visita. Sì. Cosiddetta visita ambulatoriale, sì, non veniva fatta nello studio del medico, era poco concepito lo studio del medico, lo si faceva nella farmacia. Nella farmacia, e abbiamo delle immagini, abbiamo dei dipinti famosi in cui si assiste appunto alla visita del medico che visita l'ammalato e nello stesso tempo detta al farmacista la ricetta magistrale. Sì, sì, sì. Ecco, e qui lei mi fa un assist per chiederle appunto se quante volte oggi si fa la famosa preparazione galenica, quella che una volta si fa ancora oggi, in realtà alcuni farmacisti la fanno ancora oggi, con le erbe medicinali. In realtà lo scopo, si può dire, la finalità del convegno di sabato prossimo è proprio questo, partendo dal manoscritto, da questo manoscritto che tratta soprattutto di terapia e tratta soprattutto di terapia con piante medicinali, la domanda è proprio questa: ma sono ancora oggi valide le piante medicinali? Sì. Bene, io penso che secondo me, ma secondo anche gli altri, sono valide senz'altro. Ovviamente, se noi vogliamo pensare alla pianta medicinale per curare una broncopolmonite, una polmonite, beh, è ovvio che non ci troviamo. Però per quelle che erano le malattie per loro importanti a quell'epoca, oggi per noi oggi sono di scarso impegno, quali possono essere, non so, per quello che riguarda me, le malattie dell'apparato respiratorio, una tracheite, una faringite, una sindrome da raffreddamento, una sindrome influenzale. Bene, queste erano le cose che loro curavano, le curavano con le erbe. E noi altrettanto bene potremmo curarla con l'erba. Ecco, diciamo che anzi si può dire che a distanza di mille anni, tanti anni, il recupero delle piante come cura è ancora di più, valorizza ancora di più le erbe di un tempo. Innanzitutto bisogna dire che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto la validità delle erbe sin dal 1978. Ha riconosciuto la piena validità delle erbe medicinali. E bisogna ancora dire questo, secondo una statistica che ho avuto modo di leggere, nel mondo si vendono molto più piante, o si consumano per meglio dire, molto più piante medicinali o droghe tratte da piante medicinali che specialità commerciali, farmaceutiche, di case farmaceutiche. Ecco, mentre vediamo alcune immagini di piante che servivano proprio, che servono ancora oggi a curare queste malattie. Sono tante. Piante che stiamo vedendo, moscata, quella là. Sì. Ma a proposito di piante, ci sono tante piante che sono di comune osservazione, di comune utilizzo in cucina, che hanno delle proprietà salutari, come per esempio la menta, il rosmarino, la salvia, la malva, l'altea, si usano tranquillamente. Ci sono delle parti della pianta, la cosiddetta droga, che droga è la parte farmacologicamente attiva della pianta, quindi che si utilizzano e hanno delle proprietà terapeutiche importanti e validissime. Piante, molte delle quali crescevano soltanto nei giardini della Minerva, cioè nelle sulle alture. È stato un orto botanico ante litteram, insomma, voluto da Matteo Silvatico.
Sì. È stata una cosa importantissima all'epoca, perché effettivamente in quel famoso orto del Silvatico, appunto, gli studenti potevano studiare direttamente le piante, la farmagnosia, gnosia delle piante, conoscerne quindi come erano fatte e poi le proprietà, le indicazioni, dosaggio, eccetera. E in questo incontro che voi farete, organizzato dall'Ordine dei Medici questo sabato, dell'Ordine dei Medici di Salerno, c'è anche il farmacista che sì, abbiamo il non so se preparerà al momento. Il presidente, sì, il presidente di Francesco, che ci parlerà appunto delle preparazioni officinali e magistrali, e ci parlerà ecco, appunto proprio della validità oggi. Ecco, ma perché oggi non si fanno più come una volta, si fanno pochissime, insomma? In realtà, è che il farmacista che non vuole farle, il medico che non le prescrive? Vabbè, un poco è il medico che non le prescrive e di conseguenza il farmacista non le fa, e come devo dire, perde un po' la mano, insomma. Sì. E quindi, ecco, diciamo che questa rivalorizzazione della scuola medica, dei medici, Giovanni Plateario appunto in questo caso, ma sarebbe molto interessante anche, chissà, scoprire altre cose che oggi sono ancora nascoste, diciamo. E si scoprirà. Punta alla valorizzazione, cioè alla riscoperta dell'antica scuola medica salernitana, che non si dovrebbe, secondo me, come dire, ricordare soltanto in episodi, ma dovrebbe essere istituzionalizzata. Lei non vede questa materia così affascinante, così interessante, che poi è la storia, la nostra storia delle radici, anche per esempio nelle scuole? Beh, indubbiamente, innanzitutto penso che bisognerebbe conoscere la storia del proprio paese natale, penso che sia fondamentale, insomma, sì, conoscere la storia della nostra patria, del nostro paese, ma soprattutto conoscere anche la storia della città o del paese in cui si vive, sì. È molto e tanto più quanto appunto è una storia luminosa come quella, sì. Quella di Salerno. È una storia che poi ha spinto il direttore, il preside di facoltà, il direttore del Dipartimento di Medicina dell'Università di Salerno a sottodenominare il Dipartimento Scuola Medica Salernitana, è l'unica università nel mondo che può vantare un titolo. Più che università è stata scuola di medicina. Sì, esatto. Più che università. Bene, noi torneremo sempre su questi argomenti che sono affascinanti, che ci fanno riscoprire la nostra storia, le nostre radici millenarie e che vengono un po' trascurate. Bisogna ringraziare, essere grati all'Ordine dei Medici, ma soprattutto all'Associazione Adorea che conta questi appassionati, entusiasti. Beh, si cerca di fare molto in questo senso. Con Bernardo Altieri, con la Vittoria Bonani, con la signora Giudice, insomma tutti personaggi che in maniera volontaria, assolutamente entusiastica recuperano. Di lavorare in questo senso. Esatto, sì. Bisogna dare atto.